Che cosa avete deciso di fare? Qual è la controffensiva dopo i fatti di ieri? Beh, no, questo non è una controffensiva, in realtà noi abbiamo voluto valutare, fare un po' il punto della situazione per vedere cosa è successo, come hanno risposto i servizi, abbiamo valutato effettivamente la congruità delle misure poste in atto sia per quanto riguarda il numero degli steward che erano presenti all'interno dello stadio, il cui comportamento è stato encomiabile. Io desidero veramente ringraziarli perché sono stati molto professionali ed efficienti, così come il numero delle forze dell'ordine che era all'esterno, come da disposizione posizioni direttive della Liga Calcio, e che ha risposto ugualmente in maniera molto coerente rispetto alla gravità dei fatti che sono stati posti in essere. Naturalmente ci saranno delle ulteriori valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che gli incidenti sono stati posti in essere da persone a volto scoperto, quindi facilmente identificabili, nonché gli altri provvedimenti anche di inibizione alla partecipazione agli eventi sportivi di queste persone, che evidentemente non possono definirsi dei veri sportivi e dei veri tifosi. Avevate avuto sentore in qualche modo della possibilità che si potessero creare disordini in caso di mancata promozione del Lecce? Ma ci sono stati una serie di incontri dell'organismo deputato ad organizzare i servizi che aveva previsto per esempio una presenza di steward più che superiore a quella prevista in base ai dati numerici degli spettatori, quindi erano stati valutati, ma non immaginavamo che si potesse arrivare a tanta bestialità. A livello investigativo saranno presi provvedimenti a livello di fermi, di identificazioni? Non spetta naturalmente a me dirlo, la polizia insieme alla magistratura stanno valutando tutti i filmati che ci sono, ho già detto che questi scalmanati erano a viso scoperto, quindi facilmente identificabili, e saranno adottati tutti i provvedimenti di carattere, credo, anche preventivo, per evitare che queste persone partecipino ad altre manifestazioni sportive portando scompiglio e veramente offendendo i veri tifosi.